mi fa veramente piacere, vedo che si sta preparando, mi fai un ok, sei pronto? Ok? Ok, possiamo andare. Allora diamo la buonasera ad Antonio Tempestilli. Ciao Antonio, ben trovato, ben Ciao, trovato. ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera Antonio, come Buonasera. stai? Come Bene, stai? bene, un po' infreddoliti dallo stadio, che è sempre umido questo stadio. È già freddo, Ma no, Sei anzi, simpatico respiro all'Olimpico. meno di tante altre serate, però c'è sempre molta umidità lì all'Olimpico. Sì, Bene, esatto. bene. Diciamo, non è lo stadio più confortevole d'Italia, ma d'altronde qui in Italia stiamo un po' indietro con la questione stadi. Antonio, ne approfitto subito, insomma, per chiederti un po' delle parole di Mourinho, che ha detto, quando gli hanno chiesto: ma perché non avete chiuso la partita? Lui, in modo, diciamo, Elegante, elegante, ha detto: non lo so perché non l'abbiamo chiusa. Io ho dato una spiegazione un po' più colorita, prendendomela con la scarsa verve di Shomurodov, che se un giocatore entra in campo così e tira uno straccio bagnato addosso al portiere, io mi arrabbierei fossi l'allenatore. Però voglio chiedere a te, cioè, che impressione hai di questo ragazzo in generale della Roma? ma in generale della Roma che sicuramente deve fare qualcosa di più, è evidente, questo è poco ma sicuro, perché anche oggi, nonostante non abbia mai sofferto più di tanto, alla fine ha rischiato quasi quasi di pareggiare la partita. Cagliari veramente è stato, diciamo, inesistente, che non ha mai tirato un porto. La Roma ci ha avuto qualche occasione in più sicuramente, però certamente dal mio punto di vista deve fare qualcosa un po' di più. Per poter stare tranquilla e chiudere le partite. Quanto riguarda Shomurodov, è un ragazzo che è così, non è che facesse neanche il titolare a Genova, quindi voglio dire, può star bene in una rosa di una squadra, ma non credo che possa fare il titolare nella Roma. Ecco, questo è il mio punto di vista. Per la Roma servono giocatori più importanti. Ecco, Antonio, e Sergio Oliveira com'è andato? Come prima Ma uscita? come prima partita bisogna dire che ha fatto il suo senza eccellere troppo. Diciamo che probabilmente non aveva neanche i 90 minuti nelle gambe, perché è tanto che non gioca, per cui bisogna dargli anche del tempo. Però si vede che è un giocatore che ha esperienza, è un giocatore che può dare una mano a questa squadra. Ma è uno dei giocatori, diciamo, da Roma, che alla Mourinho, insomma, lo vedi in questa Beh, ottica. sì, ma è un giocatore che ci può stare tranquillamente in una squadra come la Roma, un giocatore che ha esperienza internazionale, un giocatore che ha delle buone qualità. Certo, non è il giocatore top che qualcuno poteva pensare che arrivasse, ma si sapeva, è un giocatore che è pronto per giocare, ecco, per far parte di una rosa come quella della Roma. Senti, Antonio, tu sei stato tantissimo tempo nella Roma, hai visto tantissime squadre, no? Tantissimi allenatori. Si fa sempre una gran fatica a costruire. Allora, ti chiedo, anche vista la tua esperienza proprio da dirigente, da uomo che, cioè, il calcio l'ha vissuto sempre ad altissimi livelli, al punto in cui è adesso la Roma, quanto ci vuole ancora per arrivare a un livello tale da poter ambire seriamente a qualcosa? Ma sai, non è facile dirlo, bisogna capire quello che la proprietà vuole fare, quello che può investire. È evidente che questa proprietà, se ha preso Mourinho, si sta già investendo quello che ha fatto, è evidente che vuole raggiungere traguardi importanti. Però poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, quindi bisogna vedere che tipo di calciatori arriveranno e che tipo di mentalità riuscire a dare a trasmettere questo allenatore. Per Antonio, quanto la buonasera, Max. Ah, no, era un attimo apparso prima, è scomparso il nostro amico sì, è Marco. Vabbè, lo comparso. chiedo scusa. No, volevo chiedere ad Antonio, no, sono alcune prestazioni di Zaniolo non particolarmente efficaci. Ecco, anche stasera, secondo me, gli è mancata la parte finale, no? Perché poi è partito bene, belle sgroppate, belle azioni. Poi gli è mancato forse o il passaggio gol o il gol stesso, no? È un giocatore che periodo sta vivendo secondo te? Può Ma anche lui, deve fare di più pure lui, non no? dimentichiamo che viene da due interventi molto importanti, no? Sì, Quindi deve vero. ritornare, deve ritrovare anche la fiducia in se stesso, deve ritrovare, sentire il calore della gente. Ecco,
È evidente che il gol ti dà maggiore, per un attaccante ti dà, no, ti dà maggiore sicurezza. Gli manca questo gol. Oggi ha fatto una discreta partita, ha sbagliato anche molto, però sostanzialmente la prestazione c'è stata, voglio dire. È chiaro che su di lui ci sono tante pressioni perché tutti si ricordano il Zaniolo del primo anno dove ha fatto grandi cose e quindi vorrebbero rivederlo immediatamente in quelle condizioni. Però un giocatore sul quale si può lavorare, un giocatore giovane, se lui riesce a mantenere con la testa, a rimanere concentrato e sul pezzo, sicuramente è uno di quelli che potrà dare soddisfazione alla gente, ai Certo. tifosi. No, questo senza dubbio. Andrea, scusa, ti ho interrotto, vai pure. Volevo fare una domanda, ma in un futuro molto, molto vicino, ma quanto è importante, Antonio, secondo te la partita contro il Lecce anche, queste le prossime due partite, no? Prima della sosta? Ma è evidente che ormai sono tutte importanti, considerando i punti che ha perso fino ad oggi. La Roma deve continuare a macinare, a fare risultati, per se vuole sperare di poter riagganciare quantomeno una posizione a livello europeo. È fondamentale anche per il proseguo del cammino di questa squadra, perché gli investimenti, ripeto, se si faranno anche, penso, in base a quelle che sono anche le entrate che ci potranno essere. Poi, sai, ripeto, bisogna capire qual è la politica di questa azienda, di questa proprietà, ma solo chi sta dentro e chi parla quotidianamente con loro No, può sapere determinate cose. poi la Coppa Italia che è bravissimo, scusami. sembrato Antonio, no, che sia stata un po' snobbata colpevolmente negli ultimi 10 anni. Tu invece hai vissuto un'epoca in cui con la proprietà prima di Franco Sensi, poi vabbè, a parte la storia da calciatore, perché ci sarebbe da dirla anche lì, ma poi con Franco Sensi prima, Rosella Sensi dopo, la Coppa Italia era comunque diventata un trofeo che ai romanisti, cioè, ha fatto piacere riabbracciare, no? Con Spalletti in panchina, eccetera. Negli ultimi 10 anni, non si sa perché, è stata snobbata. Speriamo quest'anno magari pure di ripartire da lì. Cioè, io non capisco perché questo trofeo debba essere così snobbato, non si sa per quale motivo, Antonio. Ma perché dobbiamo crescere un po' come culturalmente, come paese, perché se noi andiamo a vedere poi, no, il campionato in Premier, la Coppa d'Inghilterra viene sentita quasi più del campionato. Voglio dire, bisogna entrare in questa mentalità che tutte le partite, tutte le competizioni sono importanti, sono determinanti, per cui bisogna giocare sempre alla morte. Vincere un trofeo fa sempre piacere, che si chiami Coppa Italia, che si chiama Conference League o Certo. chi che sia, voglio dire. Poi, tra l'altro, non è che noi siamo così tanto abituati a portare a casa trofei, e sarebbe ora che si cominciasse a farlo. Antonio, tu sei stato un difensore che ha vissuto anche due momenti, no? Vale a dire, marcatore a uomo e poi con Lidl, io ricordo pure, terzino destro, no? In una difesa a quattro a zona. Volevo un tuo giudizio su Maitland Niles, come si sta inserendo, e la partita di Kumbulla di questa sera, che secondo me, tutto sommato, Kumbulla questa sera ha fatto anche bene, meglio del passato. Ma il giocatore inglese, Maitland-Niles, secondo me è un giocatore che niente di particolare, è un giocatore che si applica, è un giocatore che fa le cose semplici, niente di trascendentale. Poi, inizialmente era stato preso come eventuale alternativa a Carso per farlo rifiatare un po', per alternarli entrambi probabilmente. Però mi sembra che il suo inserimento sia abbastanza buono. Oggi ha fatto una buona partita e credo che quello sia il suo standard. Per quanto riguarda Kumbulla, secondo me Kumbulla è un ragazzo col quale bisogna dargli fiducia, è un ragazzo giovane, ha fatto molto bene a Verona, come tutti sappiamo, e poi ha alternato delle prestazioni un po' meno positive, però essendo giovane io sinceramente gli darei qualche opportunità ancora. Questa sera ha fatto la sua onesta partita, è vero, è evidente anche che non è che ci avesse avuto davanti un Cagliari no, che ha messo in difficoltà, in grossa difficoltà, la difesa della Roma, per cui diciamo che questa sera è un giudizio così,
relativo. Rivedibile, dai, da rivedere. Antonio, se posso, io digerirei anche una domanda di un nostro follower che dice: domanda per Antonio, ma perché non si insegna più ai bambini a marcare a uomo? In Italia non abbiamo più marcatori. È vera sta cosa, Antonio, secondo te? Beh, sì, effettivamente qualcosa di vero c'è. Io credo che ormai si è dimenticato che sì, la zona esiste, ma poi c'è la marcatura dell'uomo nella zona, quindi deve essere insegnato proprio a marcare anche l'uomo in determinate situazioni, in determinati momenti. Effettivamente si è tralasciato un po' questo, ci si è orientato più sul fatto di mettere questi giocatori ragazzini, no? Schierare l'azzurro, fargli fare i movimenti dell'elastico, scalare. È dai tempi dei Sacchi che è venuta fuori questa cosa. Posso integrare? Non mi devi tantissimo questa cosa, Antonio. Ti ho sentito un po'. Un po' nostalgico della bella marcatura uomo, bei contrasti. No, in alcune circostanze ci sta, non voglio dire, però è vero. Sostanzialmente poi oggi giocano quasi tutti a zona, non c'è più una marcatura uomo, forse c'è una marcatura uomo qualche volta su un mediano, sul giocatore che fa girare la squadra. Forse l'Atalanta, no? Si dice che gioca un po' a uomo, no? Poi in qualche circostanza, sì. Sì. Andrea, scusami, ti ho interrotto. No, volevo aggiungere il piede debole pure, perché è un'altra cosa a cui faccio sempre più caso, no? Abbiamo parlato prima di Zaniolo, che è un altro, insomma, che c'è una bella differenza tra il destro e il sinistro, ma te ne potrei elencare tantissimi. È una cosa che è stata sempre allenata così, o prima il piede debole secondo te veniva allenato di più? No, veniva allenato molto di più. Infatti. Io ricordo che almeno ai miei tempi la forca ti andava al cervello, perché stavi lì, ti mettevano lì le ore, boom boom boom, e ti esaurivi, per carità di Dio. Ma anche con lo stesso Lidl ti faceva fare tecnica in continuazione, non è che non, ai tempi nostri non si faceva più la tecnica. No, ne parlavo proprio. Ti chiedo di spiegare, perché c'è qualcuno molto molto giovane che, quindi, quando ti hai detto la forca te la facevano fare ore e ore, vuoi spiegare tecnicamente cos'era, che magari qualcuno si immagina chissà che cosa? No, niente, è un pallone legato ad una corda appesa in un filo su un palo, dove tu dovevi calciare la palla, che se non la calci bene questa palla comincia un po' a rimbalzare male, quindi è segno evidente che non l'ha colpita bene, perché questo filo con questa palla dovrebbe avere una linea, no? Sempre precisa, e ritornarti sempre precisa. Un po' anche come calciare, no, la palla contro il muro e fare, no, le esercitazioni sul muro. Questo è un battimuro. Niente di muro, no? Classico battimuro. Non inventiamo niente, non si inventa niente, il calcio è semplicità. Certo, tecnica, certo. tecnica. Ragazzi, vi lascio. Grazie Antonio. Grazie. Buona serata. Grazie. Ciao, alla prossima.